Cambio della guardia al vertice della squadra mobile della questura di Pescara e della Digos. Il questore ha presentato il nuovo dirigente della mobile, Gianluca Di Frischia, 37 anni, nato a Francavilla, ma cresciuto a Pescara con il DNA per questo lavoro, visto che segue le orme del padre Patrizio, anche lui alla guida dello stesso ufficio nel capoluogo adriatico alla fine degli anni 90. Prenderà il posto di Dante Cosentino, che andrà a dirigere la Digos, dopo oltre 3 anni a capo della mobile. Di Frischia, proveniente da Torino, il 37enne ha vissuto a Milano e Roma, è laureato in giurisprudenza, ha mosso i suoi primi passi nel mondo del lavoro come avvocato, ma poi ha deciso di dedicarsi a questo mestiere. Lo farà, ha detto, con interesse e passione. Un ritorno in Abruzzo da Brescia anche per Gennaro Capasso, già capo della mobile a Teramo, che ora assume la dirigenza dell'anticrimine. Il questore Luigi Liguori ha parlato dei servizi potenziati delle forze dell'ordine a Pescara con l'augurio di un buon lavoro ai due dirigenti. È un onore prima di tutto, un onore fino a un certo punto, nel senso che questo lavoro è un lavoro che si fa per passione e ho molta voglia di farlo qui nella mia terra. Ho bisogno di confrontarmi con il personale che lavora qui da tanti anni, visto che io arrivo adesso e ho avuto a che fare con una realtà sicuramente diversa. Pescara, città ancora relativamente sicura. Pescara è una città, secondo me, sicura ancora. È chiaro che adesso avrò modo di confrontarmi meglio con il territorio e di vedere, diciamo, di persona con che realtà, in che realtà sto tornando dopo questi anni che sono stato fuori. Mio padre qui a Pescara, tra le varie cose, ha anche diretto la squadra mobile. Quindi per me è ancora di più uno stimolo a far bene. Lei è abruzzese e tra l'altro è una nostra conoscenza perché è stato a Teramo. Sì, in effetti è un ritorno in Abruzzo perché, come ho detto in conferenza, ho diretto per molti anni la squadra mobile di Teramo. Poi ho fatto un piccolo periodo alla squadra mobile dell'Aquila e a seguito della promozione sono approdato alla questura di Brescia. Vengo qui con grandissimo entusiasmo, con molta voglia di fare e spero di poter fornire il mio contributo. Ma in tutte le realtà esistono dei problemi, esistono delle situazioni da affrontare. Comunque l'importante è che le affronteremo con la voglia e con la volontà di risolverle.